Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca, il canale che tratta di pesca sportiva dal punto di vista non agonistico e puramente ricreativo. Io sono Nicola, sono un infermiere e sono qua per accompagnarvi in questo viaggio insieme a Veronica, un'infermiera, una pescatrice e una camera girl pronta ad accompagnarci in questo viaggio. Quest'oggi dove siamo, Veronica? Allora, siamo sul fiume Sieve. Sì, la riserva come si chiama? Tailwater Sieve. Sì, tutte le volte ci sbagliamo, Tailwater Sieve. Tailwater Sieve, vi daremo tutte le descrizioni con degli spezzoni parlati che vi farò io durante il video, perché c'è un interessantissimo sito web con tutte le informazioni necessarie. Il costo della riserva è veramente esiguo, ma siccome ci peschiamo addosso, andiamo subito in pesca e poi mano a mano che pescheremo avrete tutte le info. Andiamo! Eccola! Oh! È arrivata, ragazzi, la prima trottina della giornata. Bagniamoci bene le mani e andiamo a slamare, perché ora vi spiegheremo come si pesca in questa realtà. Eccola qua, ragazzi, mani belle bagnate. Madonna, mi è fredda l'acqua. Eccola qua, prima trotella della giornata. Eccola qua, che carina. Oh, noia. Perso un pochino di sangue dalla bocca, ma poca roba per via dell'amo, del buchino, è bella vitale e le andiamo a ridare subito la libertà. Neanche una cutina? No, è piccolina, dai. Vediamo la libertà. Eccola qua. Ciao bimbacci, anche quest'anno Itinerari di Pesca si troverà alla Fiera di Vicenza al Pescare Show. Ci troverete il 19 e il 20 novembre al Media Village da mattina a sera, e per i più fortunati di voi che ci incontreranno in omaggio l'adesivo di DP. In più potete, grazie al codice sconto che trovate in sovraimpressione, acquistare il biglietto ad un prezzo ridotto. Cosa aspettate? Ci troviamo in fiera! L'attrezzatura che ci sta accompagnando in questa giornata parte da un rotantino argento puntinato rosso sbiadito, perché è ormai consumato dall'uso, di Mamma Kaplan. Poi abbiamo un monofilo del 16, sempre di Mamma Kaplan, però non mi ricordo il nome, ve lo metto in sovraimpressione. Come canna pesca stiamo utilizzando la WXM5 Riverway 180L 210 grammi, che comunque per questa realtà e per tantissimi torrenti è il suo. E poi abbiamo il nostro mulinellino, che è sempre il WXM, però è il 2000 in versione appunto canna di fucile, che è uno spettacolo. Ci stiamo cominciando a divertire, ne abbiamo già slamata una e presa un'altra, continuiamo la nostra avventura all'interno di questa riserva. Eccola! Ce lo immaginavamo che potesse essere lì sotto, eh? Oh, però là! Bellina! Ecco un'altra trotiglia. Ce lo immaginavamo, che potesse essere lì sotto. Slamata veloce con l'amo senza diglione. Mano congelata. Eccola qua, ragazzi. Gli facciamo una fotina e poi gli ridiamo la libertà. Eccoci qua, guardate che bellina.
Si agita. Calma bimba, su che ti si dà la libertà. Eccola, guardate che bellina. Vai. Sei coperta con la foglia di fico? Sì, certo, è timida. Allora, gli ridiamo la libertà in corrente. Oh. Eccola qua. Ciao bimba! E se ne arriva. Missile. Oh, in un piccolo tratto sono già uscite fuori delle trottine particolarmente interessanti. Rimettiamoci subito a un pesca. E ti riprende da lontano? Ma ce l'ho io qui, guarda. Micro, eccola qui. Vai. Oh. Metti a fuoco, ti prego. Eccoci. Interessante. Eccola, questa è già una bella trottina, eh? Sì. Eccola. Oh. Guadino. Oh. Eccola qua. È arrivata un'altra trottina dalla riserva della Sieve, la Tail Stream. Ok, lamiamo ragazzi e ci rivediamo dopo per le foto. Ragazzi, momento di libertà anche per questa bimba. Eccola, madonna, guadino. Madonna. Bella. Io non lo so nemmeno io. Però questa qui io la voglio. La voglio. Bella e cattiva. Bella e cattiva. E in saccoccia c'è. E c'è il pezzettone della giornata, all'ultimo, stavamo pensando di andare via. E si è fatto il pezzo della giornata, guarda che bella. La slamiamo, la fotografiamo e ci vediamo con la libertà. Ragazzi, che bella trota è arrivata a coronare questa giornata di pesca, che bella. Ora ragazzi, è il momento però di dare la libertà anche a sta bimba. Beh ragazzi, anche questo video è giunto al termine, anche da Gandalf, che è già tutto il giorno col bastone. Che dire della giornata? Abbiamo fatto le nostre catture, ci siamo divertiti, abbiamo fatto vedere le più belle, divertenti e interessanti.
Tutto sommato una buona riserva, difetti di questa riserva sono gli accessi. Difficilmente accessibile, si scende male, in mezzo ai rovi. Insomma, non è come Dolo che ha creato tutti i percorsi per poter fiancheggiare il torrente o scendere in maniera agevole. Sì. Qui è piuttosto complesso e complicato. Da dire anche che è una riserva che costa veramente poco, perché costa 12 euro al giorno. I tratti sono belli ampi, anche se forse il tratto da spinning è stato organizzato un po' maluccio, però dai, ci sta, perché oltre allo spinning c'è anche la pesca a mosca, che in più ha altri due tratti riservati. Niente contro i moschisti, però almeno un tratto per gli spineristi, solo dedicato agli spineristi, poteva essere interessante. Detto questo, consigliata sicuramente in questo periodo, quando le altre sono chiuse, è una garanzia di divertimento, ci si fa qualche cattura. E detto questo, ragazzi, vi ricordo come sempre che se il video vi è piaciuto, tutte le cose le sapete, tutte le vostre condivisioni e tutte le vostre interazioni sono fondamentali per noi, non costano niente a voi, ma noi grandi ci mandano avanti. Volete super grazie, abbonamenti per darci una mano concreta. Un saluto anche ai cari abbonati. Ci vediamo settimana prossima. Un bacione, tante care cose e come sempre il nostro motto, che c'è l'Elise.